Gli 81 casi si riferiscono praticamente dall'inizio dell'anno ad oggi. I primi casi si sono verificati in aprile, sono stati due. A maggio c'è stato un incremento, nel mese di giugno c'è stata già una piccola ma significativa riduzione. Tutti i casi sono specificamente monitorati, tutti i casi vengono seguiti, quindi mi sembra di poter dire ad oggi che la situazione sia sotto controllo. Dovremo monitorarla costantemente, dovremo controllare se non si verifichino nuovi focolai di questo genere di variante e comunque da quello che risulta anche fino a questo momento dalle valutazioni scientifiche è una variante anch'essa sensibile al vaccino, è una variante che ha semplicemente, sembra, una maggior diffusività. Comunque cercheremo di essere particolarmente attenti.